Ciao a tutti, in questo focus video voglio mostrarvi l'assortimento di catene strass che potete trovare nel catalogo di Hobby Perline. Le catene strass sono state introdotte nel mondo della bigiotteria fai da te principalmente per il loro utilizzo all'interno della tecnica embroidery. Qui la vedete applicata in un pendente di Sonia Lidozzi con la tecnica soutache. Ma ovviamente trovano poi un largo impiego con le diverse tecniche di bigiotteria. Prima fra tutte, ad esempio, il macramè. Con un semplice nodo macramè è possibile realizzare un bracciale stile tennis. Oppure un altro modo di utilizzo di questo genere di catene davvero molto semplice è questo qui. È il caucciù scanalato, è una fettuccia di caucciù. Creata appositamente per le catene strass della misura 2,5, perché come vi farò vedere a breve le catene strass sono disponibili in tre differenti misure. Questo genere di caucciù appunto è dotato di questa scanalatura in cui si va ad incastrare, magari bloccandola con qualche goccia di colla, la catena strass. Poi c'è l'apposita chiusura per realizzare il bracciale. È un bracciale molto sportivo, molto adatto per esempio all'estate e anche molto versatile, può essere tranquillamente anche un bijou da uomo. Queste sono le tre differenti misure disponibili nel catalogo di Hobby Perline. Ovviamente la misura che cambia, come potete notare, è quella del cristallo, è il diametro del cristallo, quindi si va dal PP14, che è quello più piccolino, che ha un diametro di 2 mm, al PP18 di 2,5 mm per arrivare a questo più grande che è 3 mm. In particolar modo, appunto, possiamo a mo' di esempio vedere, questo è quello da 3 mm, questo applicato sul soutache, mentre in questo esempio qui di montaggio con diverse tipologie di catene troviamo quella piccola piccola da 2 mm. Mentre quella da 2,5, la misura intermedia, è quella specifica per il caucciù scanalato. Questa tipologia di catena è dotata di specifici terminali per poter effettuare appunto un qualsiasi tipologia di montaggio. Sono questa coppettina qui, dotata di un anellino all'estremità, e il montaggio di questi terminali è estremamente semplice, perché basterà inserire lo strass, l'ultimo strass nella coppetta, diciamo, chiamiamola così, e poi andare ad abbassare con una pinza le levette, possibilmente una pinza rivestita, ma se non l'avete in casa basterà anche che andate a proteggere la punta della vostra pinza con un panno. Ovviamente alle tre diverse misure di cristallo corrisponderanno tre diverse dimensioni di terminale, per cui attenzione nell'acquisto a scegliere quello giusto della misura esatta della catena che avete scelto. E come potete vedere sono disponibili in due finiture, quella in ottone per le catene strass con finitura ottone, che sono poi per lo più quelle della preziosa, ora andremo a vedere nello specifico, e quelli argentati per le catene strass con finitura argentata. Questo è l'assortimento di colori che potete trovare nel catalogo di Hobby Perline. Cominciamo subito con le catene strass in finitura argentata. Queste sono disponibili solo nella colorazione crystal per tutte e tre le misure che abbiamo citato prima. La confezione della catena strass argentata è di 50 cm la confezione di vendita. Ovviamente questi prodotti, tutte queste catene strass, sono prodotto a metraggio, per cui se voi ordinaste ad esempio due confezioni di questa argentata vi verrebbe inviato un intero metro tutto unito, che viene tagliato appunto al momento della preparazione del vostro ordine. Ma la confezione minima di acquisto per le catene argentate è 50 cm, mentre quelle in finitura ottone sono tutte vendute in confezione da 20 cm, confezione minima sempre, quindi appunto ordinando più confezioni queste vi verrebbero comunque fornite in un unico lotto. Partiamo subito dalle colorazioni classiche, diciamo, dalle colorazioni crystal. Questo è l'assortimento che potete trovare in catalogo per tutte e tre le misure di cristallo. E sono un po', diciamo, i classici colori del cristallo Swarovski, ad esempio
quindi Crystal AB, Peridot, Fuchsia, Smoky Topaz, Light Siam e quant'altro. Insomma, come potete vedere, ci sono un po' tutte le colorazioni di base del cristallo e anche qualcuna un pochino più particolare, perché appunto oltre a questo blu che è un Capri blu, potete trovare ad esempio il Montana blu che è un pochino più scuro e più particolare. Oltre al Crystal AB troverete senz'altro il Crystal, ma anche l'Opal White. Quindi insomma un assortimento davvero ricco. Sono poi disponibili alcune colorazioni multicolor, sempre su base di cristallo traslucido. Come potete vedere, nei vari cassoni si alternano cristalli di diverse colorazioni. Sono disponibili sulla sfumatura del blu, sulla sfumatura del rosa, ma anche appunto, come potete vedere, nel mix proprio di diversi colori. E in ultimo, quelle che vado a mostrarvi ora sono le catene Strass Opal. Hanno appunto una loro propria categoria, sotto catene Strass Opal. In questo caso, come potete vedere, il cristallo ha una colorazione opaque. Questo è in breve l'assortimento di colori proposto da Hobby Perline per le catene Strass, che potete trovare in catalogo sotto la macro categoria componenti attrezzi, sotto la categoria catene. Mentre invece per quanto riguarda i terminali li potete trovare sempre sotto la macro categoria componenti attrezzi, ma sotto la voce schiaccine e terminali. Ciao, a presto!